Professor Freccero, restando in attualità, nell'epoca di internet, quanto è utile la par condicio televisiva? Bella domanda. Nulla. Cioè, con internet proprio era inutile, perché basti pensare che su internet circolavano i sondaggi. C'erano i sondaggi assolutamente che erano proibiti, interdetti, ma pure si poteva trovare. Lei lo sa meglio di me, non faccia il furbo, si poteva trovare le corse di cavallo o le elezioni del pontefice, c'erano dei siti che erano presi di sondaggi. Il problema è che i sondaggi erano sbagliati, come lei sa meglio di me, perché il Grillo era sottovalutato, però c'erano i sondaggi completamente, per cui erano sbagliati, ma c'erano. Non solo, ma su internet non puoi mica regolare un attimo lo spazio. Cioè, è giusto invece la par condicio della TV generalista per gli spot pubblicitari. Questo sì. Io su questo concordo ancora nel dire che ha ancora un senso la par condicio per quanto regolamenta gli spot pubblicitari. Questo è fondamentale. Per il resto nulla. In considerazione del cambiamento che subisce giornalmente la comunicazione, non crede sia necessario che cambi anche la regolamentazione del sistema? Faccio riferimento alla legge Mammì del 90, legge Maccanico 97, Gasparri 2004 e poi cos'altro? Sì, allora, sì, è giusto, vero. Qui si aprirebbe tutto quanto una problematica politica, eccetera, che non vorrei affrontare perché non mi voglio in qualche modo addentrare, cioè, nella politica dell'audiovisivo, perché non è mia competenza, o meglio, la conosco, però non voglio pronunciarmi in questa sede. È vero che occorre pensare che ormai il sistema è molto più complesso, un sistema integrato, e che le regole attuali sono ancora legate veramente a un mondo dove il conflitto di interesse recita un ruolo ancora fondamentale. Io penso che il conflitto di interesse per quanto riguarda i media non può esistere, è una bestemmia. La comunicazione, come detto, oltre ad evolversi si sta anche espandendo via internet, via social network, quindi con Twitter, Facebook. Crede che internet sia appunto il futuro della televisione stessa, di conseguenza le smart TV, la web TV? No, senz'altro io credo che sarà un modello di TV. Ci saranno tante TV, e tra cui anche la Smart TV. E la Smart TV perché sarà importante? Perché è una TV che, innanzitutto, dove già ci sono degli imperialisti che giocano un ruolo molto importante, penso a Google, penso a Microsoft, penso a YouTube, eccetera, per cui vedi che nella TV dei grandi schermi ci sono le grandi case di produzione americane che tutti quanti conosciamo, Warner, Fox, eccetera, eccetera. Dall'altra parte ci sono i giganti della nuova rivoluzione digitale, eccetera, eccetera. Bene, ma credo che la Smart TV sia fondamentale perché potrà in qualche modo lavorare su alcuni generi che sono la controinformazione, potrà funzionare per quanto riguarda i social network che si sviluppano su alcuni programmi, per cui avrà un ruolo, ma ci saranno tante TV e questo qua, tanti modelli di TV, questa qua è la complessità di oggi, meglio così, per cui più TV ci sono e più modelli coesistono, più lavoro c'è. Quanto è d'accordo col pensiero secondo cui nei prossimi anni l'informazione via web riuscirà ad acquisire maggior autorevolezza rispetto all'informazione della carta stampata, ad esempio? Domanda importante su cui sto già lavorando. Basti pensare, guardare, ne parlavo appunto giorni fa, basti guardare un attimo la edizione online dei giornali, quelli generalisti, come anzi autorevoli, come Corriere della Sera. Lei troverà sui giornali come Corriere della Sera online delle notizie che non le trova invece sul cartaceo. Non solo, ma ad esempio sul Corriere della Sera online lavora la Gabanelli, fa articoli, interventi, eccetera. E se penso allo scandalo della banca del Monte dei Paschi, penso che nel giornalismo online era già presente da alcuni mesi. Per cui il giornalismo online è molto più avanti, è molto più libero, ed è in modo parallelo al cartaceo, ed è in qualche modo è una realtà parallela che oggi sviluppa
un giornalismo molto di approfondimento, di critica e di controinformazione molto più forte che quello generalista cartaceo.